Nuova tappa per le nerazzurre di Ventura che dopo il blitz in terra sarda intendono regalarsi la prima gioia casalinga della stagione. Gentili amici appassionati di calcio a 5, Gianluca Valente vi dà il benvenuto dal Paladolmen per assistere insieme al match tra Bisceglie Femminile e Città di Capena, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Tentativo di Matijevic, da indicazioni dalla panchina Nico Ventura, tecnico biscegliese. Neca, palo, gol di Neca e Città di Capena che si porta in vantaggio. Matijevic, scarico per Tresvilla, ancora Matijevic, ancora Tresvilla. Tutto sommato hanno fatto bene, dato il vantaggio, triplicata, Riberete, si gira! Ma poi il pallone termina dalle parti di Neca, ancora Furman, ha spazio, Furman! Palla fuori, per merito del Biscelli in questo frangente. Il pallone di Ion, colpito male sull'imbucata di Tresvilla, va a riposare. Tresvilla cerca Ion centralmente, ancora Tresvilla, traversa Riberete, ancora pallone deviato da Castagnaro in calcio d'angolo. Qualche problema per Diodato, attenzione Ion, palla fuori, si accentra la brasiliana, ha spazio per tirare Tresvilla con il piede. Castagnaro cerca Neca, anticipata da Nicoletti, c'è spazio per Ion, palo! Recuperare palla ancora Ion, cerca l'imbucata, Tresvilla in spaccata, Castagnaro aspetta solo il fischio del direttore di gara per partire. Ribeirete sulla linea determinante, Furman fermarsi da solo davanti al portiere, recupera palla Tresvilla, apertura per Nicoletti, palla in mezzo, Tresvilla si gira, Tresvilla, deviazione di Agnello in calcio d'angolo. Parte Will, la deviazione di Oselame su Diodato, come la nazionale italiana Roberta Giuliano e il talento di Natale Arozzo. Attenzione, c'è il fallo netto di Sgarbi su Oselame, gol annullato, gioco già ripreso, gestisce al meglio il pallone, gran giocata per Diodato, apertura splendida per Sgarbi, rientra Sgarbi, ancora Sgarbi, determinante in scivolata, la splendida copertura di Ion, guadagnare nuovamente il possesso, Riberete, superiorità numerica Bisceglie, Riberete, chiusa da Sgarbi, contropiede Neca, Capena, Neca, palla in mezzo e c'è la rete di Sgarbi per il 2-0 Città di Capena. Riberete, prova l'imbucata, ancora Marino e il pallone termina a fondo campo. Marino, palla in mezzo, arriva Ion, Roxy Ion, 2-1 Bisceglie. E arriva il suono della sirena, esordio con vittoria per la matricola Città di Capena, che si impone per 2-1 al Paladolmen sul Bisceglie femminile.